Difficile immaginare le operazioni che hanno preceduto l'apertura della mostra. Trasportatori, allestitori, restauratori, fotografi, videomaker che sotto la guida dello staff del museo si sono adoperati per riuscire a trasportare in sicurezza il rullo lungo oltre 5 metri su cui la grande tela protagonista era avvolta da molti anni. Le dimensioni hanno richiesto l'utilizzo della gru per rendere possibile il raggiungimento dello spazio mostra dal livello dei depositi museali. Qui il lavoro è passato ai restauratori, che erano già all'opera per montare il telaio in legno ad abete in cui la tela sarebbe stata poi fissata. Ma prima di ciò occorreva svolgerla dal grande rullo, farle ritrovare planarità, verificarne le condizioni, risolvere eventuali criticità per vederla e infine ritrovare la sua verticalità. Il destino di un'opera d'arte è spesso imprevedibile, legato a molti fattori, tra cui il più imponderabile è la capacità di suscitare interesse, di attrarre, di incuriosire. La scommessa di questa mostra è accendere i riflettori su una grande tela per riscoprirla dopo 38 anni dall'ultima presentazione al pubblico, ritrovarne il senso, il significato e le motivazioni. La Fiera di Saluzzo nel XVII secolo è un'opera per molti aspetti unica, non solo per le sue dimensioni, oltre 4 metri di altezza per 8 di lunghezza, ma per gli spunti che offre per riscoprire aspetti meno noti della pittura dell'Ottocento, che qui si rivela una trama di interessi variegata, non priva di contraddizioni, capace di sorprenderci, di incantarci. Concepirla fu Carlo Pittara, capofila delle ricerche sul fronte della pittura di paesaggio a metà Ottocento e riferimento per il cenacolo della scuola di Rivara, il cui ricordo introduce alla visione della Fiera di Saluzzo.
considerata come una sorta di episodio estemporaneo nella carriera di questo pittore che la dipinse a 45 anni, quando era già conosciuto e affermato, l'opera si rivela oggi come qualcosa di più complesso, una dichiarazione d'amore per la cultura e i modelli pittorici del Seicento, una reinterpretazione dei dipinti di grande formato, un'adesione originale al gusto storicista in cui si intrecciano realtà e finzione. L'esito è fortemente illusionistico. Siamo calati nella realtà vivace e policentrica di una grande fiera seicentesca. Un viaggio nel tempo che sembra prefigurare non solo il grande schermo cinematografico, ma anche la nostra realtà immersiva. Per chi la ammirò nel 1880 all'Esposizione Nazionale di Belle Arti, fu un riportare indietro di due secoli la grande fiera di San Chiaffredo che nell'Ottocento aveva acquisito notorietà e che ancora oggi si svolge a Saluzzo nel mese di settembre. La cittadina, con le sue magnifiche dimore, gli edifici religiosi, i monumenti, rappresenta la cornice ideale per restituire questo mondo. Pittara lo fa nel modo più preciso, prendendosi però anche qualche libertà, come quella di ruotare la posizione del Monviso così da farne risaltare pienamente l'imponente presenza. A suscitare una certa irritazione da parte dei suoi contemporanei fu che un dipinto così ambizioso non avesse per protagonista un personaggio storico ben riconoscibile. Ma qui sta una delle scelte coraggiose di Pittara, che non dichiara l'identità del cavaliere che gioca un ruolo preminente sul cavallo andaluso dall'affluente criniera bianca. A vivacizzare la scena sono innumerevoli dettagli. Per metterli a fuoco abbiamo coinvolto anche diversi esperti che hanno aiutato a riconoscere monumenti ed edifici saluzzesi, dettagli dell'abbigliamento e della moda seicentesca, e ancora a scoprire, grazie al Dipartimento di Scienze Veterinarie, con quanta competenza Carlo Pittara abbia rappresentato gli animali che animano la composizione, veri e propri coprotagonisti della scena. Completare la mostra sono altri dipinti e sculture che presero parte all'Esposizione Nazionale di Belle Arti del 1880. Tutte le opere che avete visto e che vedrete in questa mostra appartengono alle raccolte della GAM di Torino. Una buona occasione per riscoprire la ricchezza e le suggestioni che questa collezione, che appartiene alla città, quindi a tutti noi, può regalarci.